Cook. Dunque, come funziona il sistema? Allora, attraverso un laser che viene proiettato sui pezzi, sì, c'è una telecamera che lo rileva e, facendo molte acquisizioni spostabili da remoto, va a creare una nuvola di punti dei pezzi che, attraverso un software dentro la telecamera, va a effettuare il riconoscimento dei pezzi e a creare le traiettorie per il robot per poterli andare a prendere. Capito. E su che cifra siamo, come tra sistema di ispezione visiva e robot? Su cui, no, dico una fascia di prezzi, così tanto dipende per dire. Molto. Ah, per dire, se noi parlassimo di questo, si può andare per applicazioni molto semplici fra i 70 e i 100.000. Ho capito. Va bene, ringrazio, buongiorno. Di nulla. Taglio d'acqua, che opportunità avete, cioè rispetto, non so, altri tagli, ad esempio col laser, qual è la peculiarità, cioè è più pulito, laser, più netto? No, sono due sistemi diversi, uno taglia per riscaldamento, fonde il materiale, quindi comunque il ferro no, ma gli altri materiali vengono leggermente alterati. Ah, ho capito, invece così? Un taglio d'acqua, un taglio freddo. Capito. Quindi un getto d'acqua che lancia a un'altissima velocità dei granellini di sabbia molto duri e per abrasione riescono a prendere. E che pressione c'è? No, di curiosità. Fino a un anno fa i nostri intensificatori erano sui 4.000 bar. Adesso abbiamo anche 2 a 6.000. Capito. Un getto più fine. Capito. Noi tagliamo tutti i materiali. Ma dov'è che lavorate? Soprattutto per l'industria aeronautica? Ma i settori sono... A Bologna lavoriamo molto per la macchina automatica, cercate, alluminio, tantissimo. Acciaio inox, nautica alimentare, materiali plastici, dappertutto. Bene.
Questo qui cos'è? Il prodotto, un esempio di... Questo è un esempio di taglio. Capito. Che si vede... Bello pulito, no? Sbaglio. Se andiamo piano sembra una sabbiatura, se andiamo un po' più forte creiamo questi solchi. Questo è il più brutto, chiaramente quello che costa meno. Ho capito. E qui si fa quando poi deve essere finito di lavorazione meccanica. Bene, la ringrazio. Buongiorno. Il taglio d'acqua ad alta pressione, sensitivo al laser. Qui invece è fatto con il laser, anche una operazione abbastanza interessante, pure tipo, questo proserpio vicino ad erba. Avete qualche peculiarità nel sistema di verniciatura? Cioè cosa che porto? In particolare in un caso noi presentiamo i modi delle verniciature. Ah, ho capito, capito. Noi siamo stati nelle verniciare infatti che devono rispettare anche i colori. Ah, ho capito. Anche altrimenti se non. Altrimenti vengono via, se non c'è. Ho capito. Perché facciamo proprio dei pretrattamenti all'origine sul pezzo. Ah, ho capito, ho capito. Bene, la ringrazio, buongiorno. Ho capito, ma questi due sono dolori. Ah, quello lì, quell'altro, quello sono dolori. E puoi vedere come puoi far vedere che riesci a bloccarlo mentre un collaborativo che si ferma se uno lo tocca. Lo tocca. Grazie ancora, quasi quasi lo compro. Grazie ancora, buongiorno. Grazie ancora, buongiorno. Andiamo a vedere. Questa è una e questa è l'altra. Ah, era già quella lì. Ciao Giovanni. Magari se non ci sono io, c'è Claudio.
processo di produzione informatica industriale. Oggi da lancio 4.0. Buongiorno. Come mai questo? Cos'è, con il sistema ispezione visiva? Ma sì. Adesso te lo metto io. Adesso gli diamo un altro colpo. Si va a fare la... Senti, invece dov'è che viene usato questo? Questo c'è tutta la giornata, dico, tutti i campi, no, viene usato da, sostanzialmente in tutti i campi, dall'automotive alla chimica, all'alimentare, può essere usato in assemblaggio, può essere usato per fare una palettizzazione, un pick and place. Si può usare anche nell'ambito tipografico, cioè per le riviste, per... non so, niente. Se si vuole, diciamo, per esempio spostare delle pagine, per esempio banalmente con questa ventosa qui, ma questa qui è per uso alimentare in questo caso. Ma sai cosa pensavo? Pensavo quando io scannerizzo magari dei libri, no? Non si potrebbe ipotizzare un sistema di questo genere per far girare le pagine, no? Ah, quindi che me la prende? Esatto. Volendo sì. Su che cifre siamo? Tanto per... Allora, no, questo qui è, ci sono tre modelli dell'Universal Robot. Partiamo da il modello 3, quindi sono UR3, UR5 e UR10. Il 3, 5 e 10 sta per la portata al polso. Capito. Che può aumentare. Il 3 va dai 16.500 euro, questo qui è il 5, siamo sui 23.000. Capito. E il 10 a 29.000 euro. Grazie. Prego, le lascio, guardi. Grazie. No, ma è solo a livello culturale. Se vuole prendersi il biscotto, glielo dal momento che me lo offre, no. Dai. Grazie ancora, sì. Buongiorno. Non ti tanto che magari per girare i fogli quando si fa l'egizio di libri. Poi si viene bene, glielo dico. Okay. È una macchina automatica in particolarità oppure? Non è automatica. Va bene, grazie. Va bene, grazie. Poi cosa fa il sistema di automazione? Capito? Automazione e supervisione. Ah, capito, grazie. Con il controllo programmabile, sì. Anche. Ci sono ancora? Esistono ancora? Ci sono solo per forza. Sulle macchine ci sono quelli. Ah, capito. Pensavo che fosse ormai. No. Bene, ringrazio. Il progetto è l'oggetto. Bello, grazie.
tutto uguale, cioè le certificazioni in ISO, in ISO. Segno di marcatura laser ad alta velocità. No, no, solo volevo girare la testata, scusi. No, ma questo non è testata. Non è testata, questo è il mio... Ah, no, proprio come l'ho detto. Grazie mille. Questo. Grazie. Buongiorno. Sono molto massima espressione della meccanica realizzata come materiale appoggiato di lavorazione meccanica di Asbridge. La realizzazione di esempio di FIA, Signor G5.0. Completato la visita della mostra, il lettore offresi a Rio Fiere, quello che gente vi saluto.